Per chi mi segue da anni non è una novità. Circa un anno e mezzo fa il mio canale ha cambiato repentinamente impostazione, ponendo le basi di quello che oggi vedete. In uno dei primi video di quella che all'epoca era di nome di fatto una nuova era, dissi una cosa che quasi ciclicamente ho ribadito. La forza di Pokémon sono proprio i Pokémon. Perché i Pokémon non sono semplici mob, hanno uno sviluppo che va oltre la mera estetica, che si discosta di per sé dalle logiche della trama principale e che di fatto ne crea di nuove. A dirla tutta, in realtà questo è un potenziale che raramente il videogioco principale sviluppa, se non per sporadici casi riguardanti i leggendari e ancora più raramente Pokémon comuni, vedasi Rotom, Spiritomb o anche Zoroark. Insomma, nel videogioco principale la lore dei Pokémon stenta a tradursi in trama. Per questo apprezzo enormemente, e l'ho fatto sapere anche in un video dedicato, la saga di Pokémon Mystery Dungeon, all'interno della quale l'assenza degli umani in un mondo abitato da solo Pokémon permette di vivere meglio i Pokémon. Accanto a questa saga, però, c'è un'altra opera Pokémon che amo esattamente per lo stesso motivo. Sto parlando del primo film Pokémon mai uscito sul grande schermo, e conseguentemente sto parlando di Mewtwo. Pokémon nato per volere degli uomini, soprattutto nato per servire gli uomini, e che nel corso della pellicola vivrà un conflitto prima con il mondo esterno e poi, in definitiva, anche con se stesso. A testimoniare quanto un Pokémon possa dirci, quest'oggi parleremo di quel film e soprattutto del suo protagonista. E lo faremo a partire da una domanda. Chi è Mewtwo? Non è una domanda casuale, ma è la stessa che Mewtwo si autopone quando fugge da Giovanni. E allora forse è racchiuso in questa domanda così ingenuamente profonda il dramma psicologico che Mewtwo vive. Chi è dunque Mewtwo? Intanto Mewtwo è un Pokémon a tutti gli effetti, e questo è chiaro. Ma è evidente che non sia solo un Pokémon. Già, perché Mewtwo è un clone di Mew modificato geneticamente. Ora, soffermiamoci su questo punto. Nel manga di Pokémon Adventures, un'opera dichiaratamente riconosciuta da Satoshi Tajiri come la più vicina alla sua idea originaria del mondo Pokémon, Mewtwo è frutto sì della ricombinazione del DNA di Mew, ma insieme a DNA umano. Un DNA umano appartenente, per la precisione, allo scienziato che ha contribuito a creare Mewtwo, cioè Blaine. Ora, che Mewtwo abbia anche una parte geneticamente umana non è canonico dei videogiochi, perché è un elemento mai citato. Ma una serie di elementi ci portano a pensare che almeno nelle idee originarie questo fosse effettivamente un tratto distintivo di questo Pokémon. Al di là del manga, se diamo un'occhiata a tutti i Pokémon di tipo psico puro della prima generazione, forse a questo punto non casualmente i più forti della prima generazione, notiamo che sono tutti accomunati da un tema principale. Sono infatti tutti ispirati ad esseri umani. Alakazam ad un illusionista, Hypno ad un ipnotizzatore e Mr. Mime ad un mimo. Ora, se pensiamo che addirittura nella lore di Kadabra, pre-evoluzione di Alakazam, si parla di un essere umano tramutato in Pokémon, sarebbe perfettamente logico pensare, alla luce di ciò, che Mewtwo, Pokémon più forte di tutti e con delle sembianze fortemente antropomorfe, non solo fosse ispirato agli esseri umani, ma geneticamente fosse un po' loro. La controprova di quello che sto dicendo, se possibile, è data dal fatto che tutti gli altri Pokémon di tipo psico della prima generazione, che però possiedono un tipo primario o secondario rispetto a quest'ultimo, non sono umani. Executor, Starmie, Slowbro sono tutti effettivamente animali. E il caso di Jinx, che potrebbe portare un po' di ambiguità, in realtà si risolve ben presto. Jinx non è ispirato ad un essere umano, ma a uno yokai giapponese. Se dunque si ammettesse la natura geneticamente in parte umana di Mewtwo, si potrebbe forse dare anche una spiegazione alle sue due mega evoluzioni. In un video abbastanza recente ho tentato di dimostrare come la mega evoluzione non sia altro che un processo atto a risvegliare i geni latenti dei Pokémon, con il risultato di esprimerne un determinato potenziale e dunque rendendoli più forti. Se si ammettesse sia il discorso riguardo Mewtwo che quello riguardo all'evoluzione, allora a questo punto Mewtwo X non sarebbe nient'altro che un Mewtwo sul quale la mega evoluzione ha agito in favore dei geni umani. Tanto che la mega evoluzione in questione arriva a conseguire il tipo lotta e un maggior attacco fisico. Mentre al contrario, per parte di Mewtwo Y, la mega evoluzione avrebbe influito sui geni più Pokémon, con il risultato che il Pokémon, anche fisicamente, perde quella sua parte antropomorfa e regredisce quasi ad uno stadio più simile a Mew. Detto questo, il videogioco in sé non accenna mai ad una natura umana di Mewtwo, e nemmeno il film in questione fornisce dei dettagli sul come il DNA di Mew sia stato effettivamente modificato. L'unica cosa che sappiamo per certo
certi versi dalla genetica di Mewtwo è legata al gene furioso, uno strumento ottenibile in seconda generazione nei pressi della Grotta Celeste e che è stato richiamato nel film Detective Pikachu come elemento contenuto nella sostanza R. Di fatto uno stupefacente che aveva l'effetto di far perdere ai Pokémon il proprio controllo. Ora, nonostante questo gene furioso in seconda generazione sia uno strumento utilizzabile effettivamente, dal nome si suppone che quel gene faccia parte del DNA di Mewtwo. Certo è che anche qualora Mewtwo non fosse umano geneticamente, lo è nella mente e soprattutto nelle azioni, che sono cariche di significato. Per capirle, però, dobbiamo tornare alla nostra domanda originaria, o meglio, alla domanda originaria di Mewtwo: chi sono? Una domanda che nel film è fortemente legata e in fondo, come vedremo, analoga ad un'altra. Qual è il mio obiettivo? Pensateci. Mewtwo in realtà sa benissimo chi è. È Mewtwo, un Pokémon creato dagli umani per gli umani. Ma è evidente che questa spiegazione non sia sufficiente. Mewtwo nel film si propone di scoprire il suo scopo, ma tecnicamente già lo conosce. Ora, Mewtwo è impazzito? No, percepisce semplicemente una distinzione che non esplicita tra lo scopo della sua creazione e quello della sua esistenza. Detto meno ermeticamente, rinnega lo scopo impostogli dall'esterno, dai suoi creatori, dagli scienziati e in ultima analisi da Giovanni, per ricercarne uno interno a sé. Ora vi voglio invitare ad una piccola riflessione. Caliamoci per un attimo nei panni di una mentalità religiosa. Secondo la tradizione cristiana, Dio crea l'essere umano affinché questi segua un destino predeterminato da Dio stesso. Tanto che è comune il detto "Dio ha un piano per tutti". Ora non mi dilungherò nel dibattito riguardo al libero arbitrio, sarebbe molto pretestuoso, ma proviamo piuttosto ad entrare nella psiche del credente. Al di là di quei soggetti che sostengono di avere visioni di Dio e di sentire la voce di Dio, Dio non manifesta mai i piani che ha per una persona alla persona stessa. Semmai questi ultimi si palesano nel corso della vita del credente. Sant'Agostino diceva che tutti gli eventi storici seguono un piano divino che l'uomo non può cogliere perché troppo grandi i piani per la sua limitata intelligenza. Ecco, immaginate che da un momento all'altro Dio prenda casualmente un uomo e gli riveli il suo scopo. E lo scopo di quest'uomo si riduce a essere cavia da laboratorio di Dio. O in alternativa a dover servire Dio stesso senza un tornaconto, come potrebbe essere ad esempio il paradiso. Se per assurdo tale uomo fosse un superuomo, fosse cioè più potente di Dio, mirerebbe sicuramente a ribellarsi, a prendere il suo posto. Ovviamente non ho fatto questo esempio a caso. Tornando al caso Mewtwo, sostituite Dio con gli scienziati e l'uomo con il Pokémon. Di fronte alla rivelazione di uno scopo infimo imposto dall'esterno, sia il superuomo che Mewtwo, in quanto più forti dalla forza esterna che li costringe, si ribellerebbero all'angheria subita. Non è un caso che Giovanni, ingannando Mewtwo, miri a limitarne i poteri psichici tramite un'armatura. Perché se Mewtwo è controllato, quando verrà a scoprire che il suo scopo è quello di servire il suo aguzzino, non potrà ribellarsi perché è debole. Ora è evidente che Giovanni sottovaluti il potere di Mewtwo, ma quello che a noi nei fatti interessa è l'intento del capo del Team Rocket. In sintesi, di fronte ad un destino infame, chiunque, qualora fosse più forte dei suoi aguzzini, si ribellerebbe. Eppure il superuomo e Mewtwo, finora considerati come analoghi, sono in realtà diversi. Già, perché si suppone che il superuomo, una volta sconfitto metaforicamente Dio e divenuto quindi egli stesso Dio di se stesso, abbia poi una precisa idea di quello che vuole essere. Questo perché nella sua vita il superuomo si suppone abbia vissuto una serie di esperienze che hanno poi permesso lo sviluppo e il radicamento di valori, di pensieri, un'etica, una morale, in generale tutto ciò che serve a una persona per vivere una vita propriamente personale. Noi tutti, sia io che voi da casa, viviamo vite diverse perché prendiamo scelte diverse, condizionati da valori in cui crediamo, o in alternativa anche dall'assenza di determinati valori. Mewtwo invece elimina gli scienziati che l'hanno creato pochi secondi dopo aver preso coscienza di sé. Signori, Mewtwo non ha idea di cosa sia il mondo, o meglio, ce l'ha. È un'idea che si basa sulle pochissime esperienze da lui vissute, che sono un super concentrato di crudeltà, meschinità ed opportunismo. È proprio su questo terreno che trovano spiegazione tutte le azioni di Mewtwo. Quando noi nasciamo non siamo coscienti. Sfido chiunque a ricordare la propria nascita o anche i primissimi anni della propria vita. La coscienza dell'essere umano inizia a svilupparsi quando quest'ultimo inizia a percepire una differenza tra sé e il mondo esterno. E un tale processo è messo in moto dalle esperienze vissute dal soggetto. Dalla più banale, il fatto di non mettere più la mano sul fuoco perché percepisco quel fuoco come diverso
diverso in quanto corrode da un certo punto di vista il mio corpo, fino alle più complesse che sono in grado di sviluppare tutto ciò che abbiamo detto precedentemente. Valori, morale, etica. Soprattutto, ed è forse questa la chiave di volta del nostro discorso, un essere cosciente ha, nel tempo, sviluppato una propria concezione del bene e del male, che gli permettono di dirigere la propria vita verso l'uno o verso l'altro. La domanda che vi pongo ora è questa. Mewtwo conosce il bene e il male? No, non li conosce. Perché Mewtwo è appena nato e tuttavia controintuitivamente ha già una coscienza. Ma è una coscienza di sé totalmente vuota, privata soprattutto di un'idea di bene e male. Mewtwo nel film dimostra di essere cosciente di sole due cose. La propria esistenza e quella di un mondo esterno a lui che lo minaccia. E dall'alto della sua immensa forza, quella minaccia Mewtwo la vuole debellare. C'è solo un piccolo problema. Per farlo, Mewtwo si comporta esattamente come i suoi aguzzini. Mewtwo odia gli esseri umani perché lo hanno creato per servirsene meschinamente. E per eliminarli insieme ai loro Pokémon, crea dei cloni potenziati. Non so se è chiaro il discorso, Mewtwo sta letteralmente condannando altri Pokémon alle sue stesse pene esistenziali. Li crea per poi servirsene in battaglia, per conquistare il mondo. Mi sbaglio io? O questo è letteralmente Giovanni? Mewtwo non vive lo scontro con la civiltà Pokémon nell'ottica del bene contro il male, ma del più puro e semplice io contro voi. Se Mewtwo sapesse distinguere tra la giustizia e l'ingiustizia, non farebbe quello che a suo tempo, quando nacque, gli parve ingiusto. Il conflitto è molto più semplice. Mewtwo ha coscienza della propria esistenza, il mondo esterno lo minaccia e Mewtwo risponde. E lo fa assorbendo al mondo esterno lo stesso trattamento a lui riservato. Ma è ovvio, conosce solo quello. Mewtwo può agire solo come i suoi aguzzini perché quella è l'unica esperienza di vita che ha. È come il mito del padre primordiale di Freud che ho già citato in un altro video. Pur odiando il proprio padre creatore, dopo la sua morte il figlio creatura ne assume su di sé i difetti, interiorizzando quello che di fatto odia. Mewtwo, in quello che noi potremmo definire il suo inconscio, si identifica in Giovanni e nei suoi scienziati. Mewtwo non sta riproducendo sugli altri la malvagità, ma semplicemente degli atteggiamenti. Esattamente come un bambino riproduce le azioni del padre o della madre senza porsi il dilemma morale sul fatto che esse siano giuste o sbagliate. I bambini non hanno un senso della giustizia. E difatti ciò che Mewtwo fa nel film risponde ad un impulso totalmente egoistico. Il piano di Mewtwo non è come quello di Elysio di fondare un nuovo mondo o come quello di Cyrus, è semplicemente quello di eliminare la minaccia. C'è talmente tanto ego in Mewtwo che la ripopolazione del mondo che Mewtwo va distruggendo è affidata a cloni che condividono con lui lo stesso destino esistenziale. Metaforicamente Mewtwo sta ripopolando il mondo di esseri identici a lui. Non lo sfiora nemmeno l'idea che questi esseri possano soffrire, perché per lui anche questi sono l'altro. La sua volontà è talmente egocentrica da un certo punto di vista che non si pone nemmeno il problema dell'empatia. Mewtwo applica una divisione talmente netta tra se stesso e la realtà da non accorgersi che quella stessa realtà è sfumata. Come è in Pokémon Bianco e Nero, Mewtwo non è in grado di accorgersi che al di fuori del suo nucleo esistenziale non c'è un indefinito altro, ci sono altre persone che sono potenzialmente nelle sue stesse condizioni e tra di loro sono diverse. Ma in fin dei conti, sia per N che per Mewtwo, è ovvio che non lo capiscano. Quel poco che hanno vissuto era impregnato unicamente di crudeltà, una crudeltà che per Mewtwo non esiste nemmeno, non è crudeltà, è un dato di fatto, è così che è il mondo. Non c'è un opposto alla crudeltà e conseguentemente, tecnicamente, non c'è neanche la crudeltà, c'è solo la realtà. Ironicamente, nel cercare l'indipendenza dai suoi creatori, Mewtwo finisce per agire come loro. Perché per lui l'alternativa alla sua condizione è quella. Per scoprire quale sia davvero il suo obiettivo, Mewtwo ha semplicemente bisogno di altre esperienze. Serve, cioè, che si confronti con altri esseri viventi. Quando Ash muore e viene riportato in vita dalle lacrime di tutti i Pokémon, anche dei cloni di Mewtwo, quest'ultimo, per così dire, sblocca un'altra possibilità di vita. Mewtwo scopre che il modo in cui si viene al mondo è irrilevante e che è ciò che si fa con il dono della vita che stabilisce chi sei. Stabilisce chi sei. Se ricordate, la domanda da cui tutto è partito è: chi sono io? Alla fine del film Mewtwo non scopre chi è, perché quello già lo sapeva. E Mewtwo, un Pokémon creato dagli umani,
per gli umani. Alla fine del film, Mewtwo scopre molto di più. Scopre come diventare qualcuno e dunque come essere qualcuno. Ed è qui che si risolve l'intreccio. Il modo in cui si viene al mondo è irrilevante. Tradotto, lo scopo esterno per il quale sono stato creato non mi predetermina. È ciò che si fa con il dono della vita che stabilisce chi sei, ossia io sono ciò che voglio. Se faccio quello che sto facendo ora, faccio quello che facevano i miei aguzzini e questo io non lo voglio perché quella cosa mi ha fatto male. Perché quello è il male. Di fronte alle lacrime dei Pokémon per Ash, di fronte ad un atto così illogico per quella che è la concezione del mondo di Mewtwo, il Pokémon non può che intravedere le differenze che caratterizzano la realtà e non può che distinguere tra un bene dimostrato da Ash e dai Pokémon e un male, quello che facevano i suoi aguzzini e dunque quello che lui sta facendo. Quello che ho appena visto è bene, ciò che ho fatto e che mi hanno fatto è male. Alla fine del film la coscienza inizialmente vuota di Mewtwo si riempie di un solo tassello, ma è un tassello fondamentale. È l'idea del bene e del male. Ed è a partire da questa idea che Mewtwo potrà decidere effettivamente cosa fare del dono della vita e dunque stabilire chi egli sia. In un futuro mai scritto, nemmeno nel copione del film, Mewtwo scoprirà chi è e dunque guadagnerà la sua tanto agognata indipendenza. Eppure, come abbiamo tristemente imparato da piccoli, o almeno parlo per mia esperienza, i Pokémon non esistono e ironicamente non solo Mewtwo, ma tutti sono creati da esseri umani. E allora Mewtwo riflette, in primis, ciò che noi siamo. Il modo, cioè, in cui noi stabiliamo chi siamo. Noi nasciamo, cresciamo in una famiglia e in un contesto che ci educa e abitua ad una determinata visione delle cose. Poi usciamo dalla nostra comfort zone, ci scontriamo con gli altri e sviluppiamo così una nostra coscienza. Vediamo più persone, più atteggiamenti, più cose e così facendo mettiamo in discussione le nostre concezioni. E la quantità di esperienze che facciamo è proporzionale alla quantità di possibilità che poi abbiamo. In pratica, abbiamo più scelta. Più conosciamo, più viviamo, più sappiamo e più potremo indirizzare il dono della vita alle mete desiderate. E saremo, in definitiva, più indipendenti e più felici. Aprirsi all'altro, al diverso, è doloroso, ma è forse anche l'unico modo che abbiamo per vivere una vita davvero nostra. E questo, forse, Mewtwo l'ha capito. E l'ha capito anche N, che all'educazione perversa di Getchis contrappone l'esempio di Alcide. E che forse, in fin dei conti, è il nostro mondo, quello reale, che fa fatica a capirlo. O forse non vuole capirlo. Pokémon è un cartone, i Pokémon non esistono. Perché è rischioso mettere in gioco le proprie certezze? Perché si fa fatica, si soffre, a tratti si vive anche male. Ma poi, forse, non so se mi spiego, si muore anche meglio. Alla fine, la scelta, anche quella, di non condurre il dono della vita da nessuna parte, di farsi condizionare dal modo in cui si viene al mondo, è nostra. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fa un caldo incredibile, spero di non aver avuto dei capelli troppo imbarazzanti durante la registrazione, ma la quarantena è quarantena. Io vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!